luoghi privati, si possono mettere soltanto nei luoghi pubblici, che è un modo per dire ai delinquenti: non andate al bar a concordare le rapine, statevene a casa, è un luogo privato la casa, lì non ve le mettiamo, bisogna proprio spiegarvi tutto, ragazzi. Intercettazione ambientale nel luogo privato si può fare soltanto se si ha la certezza che si sta commettendo in quel momento il reato. Io lo trovo meraviglioso, è poesia pura. Cioè, tu devi sapere che stanno già scannandosi per poter piazzare la cimice. Cioè, infatti è il caso che dicevo prima, non parliamo sempre del marito che ammazza la moglie, parliamo della moglie che ammazza il marito. C'è la moglie che sta accoltellando e dice: giunge notizia in questura che sta consumandosi il mariticidio. Allora che cosa succede? Che arrivano i poliziotti e dice: signora, ferma un attimo, piazzo la microspia, ricominci pure, di almeno un'altra coltellata, se no non rimane impresso un cazzo e non riusciamo a incastrarlo, no? Per dirvi che cosa c'è in questa legge e per spiegarvi anche perché loro stessi che l'hanno fatta sono terrorizzati all'idea che passi, tant'è che la stanno cambiando continuamente e se la rimpallano da un ramo all'altro del Parlamento, che lo sanno anche loro che cosa succede quando passa in vigore questa roba qua. Io non vedo l'ora che passi. Io vado un po' controcorrente rispetto ai giornali che mettono i post-it, eccetera, eccetera. Io non vedo l'ora che la facciano, così com'è, senza ulteriori migliorie, ammesso e non concesso che sia migliorabile questa roba qua. Perché? Perché non vedo l'ora di vedere le prime prove su strada della legge. Sapete, c'è un giornale quattro ruote che fa la prova su strada, esce un nuovo modello di auto, loro la provano e poi avvertono la gente, dice: guardate che cappotta in parcheggio, quindi non compratela, oppure guardate che va benissimo. Io voglio vedere le prime prove su strada di questa legge, perché mi immedesimo negli elettori del centrodestra, soprattutto quelli della Padania, che hanno votato per la Lega che ce l'ha duro e garantisce sicurezza ai cittadini. Non vedo l'ora che si accorgano di che cosa gli sta apparecchiando la Lega che ce l'ha duro insieme a Berlusconi, che ce l'ha così così, in condizioni normali. E cioè che la sicurezza che tutela questa legge non è la sicurezza del cittadino che ha paura dei delinquenti, è la sicurezza dei potenti che hanno paura dei giudici. Guardate, la parola sicurezza si presta a molteplici interpretazioni, bisogna cominciare a domandarsi che senso hanno le parole, perché quando quelli pronunciano la frase più sicurezza, bisognerebbe chiedergli: sì, ma di chi? La vostra o la nostra? Perché la nostra è inversamente proporzionale alla vostra. Nel senso che bisogna scegliere nella vita: o uno fa il delinquente o uno fa la persona onesta. Se fa la persona onesta, la sua sicurezza è dalle aggressioni dei criminali. Se uno invece fa il criminale, la sua sicurezza è dalle indagini della polizia e della magistratura. Sono sempre sicurezze, ma sono incompatibili l'una con l'altra. È come quando si va a parlare di tasse, uno deve scegliere: cosa faccio, il contribuente o l'evasore? Perché io quando sento dire che le tasse sono troppo alte, dipende se le paghi o no, perché se le paghi avverti il peso del fisco, ma se non le paghi non lo avverti. Ha beccato coso il pronodivo Rocco Siffredi, evasore totale. Credo che quando sentiva parlare del peso eccessivo delle aliquote si facesse delle gran risate, non ha mai pagato una lira. Il peso delle aliquote lo patisce chi paga le tasse. Quindi questa legge qua è meravigliosa, perché finalmente, quando verrà provata su strada, spiegherà a quei gonzi che hanno votato per la sicurezza che non si stava parlando della loro sicurezza, si parlava di quella della cricca, di quella dei camorristi, di quella dei mafiosi, di quella degli indranghettisti, di quella dei truffatori, dei falsificatori di bilanci, degli evasori fiscali, dei corrotti, dei corruttori. E questo è un momento meraviglioso, perché c'è un cocktail di elementi che aiuta la gente, anche quelli che non hanno il tempo per leggersi questi libri o per interessarsi di queste vicende che sembrano lontanissime, a capire che in realtà queste vicende, queste leggi sono vicinissime alla nostra vita, perché il cocktail è formato da una crisi finanziaria spaventosa.
per 2 anni negata dal nostro governo. Io mi ricordo quando Berlusconi diceva che la crisi finanziaria è colpa di anno zero che ne parla, e a furia di parlarne la gente crede che ci sia la crisi si autoavvera, ma è una roba virtuale dovuta ad anno zero, e alla fine ci sono milioni di persone che pensano di avere perso il lavoro mentre ce l'hanno ancora e non vanno più a lavorare perché credono di essere disoccupati perché gliel'ha detto Santoro. Dopo 2 anni che la negavano, mentre gli altri governi cercavano di risolverlo o di tamponarla, per dirvi la differenza che c'è fra un governo di destra e un non governo come il nostro, Sarkozy in Francia ha preso 12 miliardi di euro di soldi pubblici e li ha investiti nella scuola, nell'università e nella ricerca per fronteggiare la crisi finanziaria. I nostri hanno tagliato la scuola, l'università e la ricerca, perché per dire che noi non abbiamo un governo di destra, noi non abbiamo una destra e non abbiamo un governo, abbiamo una banda larga, l'unica banda larga a disposizione in Italia in questo momento, che si dedica quotidianamente alla propria impunità. Il primo elemento del cocktail. Il secondo elemento del cocktail è la manovra finanziaria, che fa pagare ai soliti noti il prezzo della crisi, cioè ai contribuenti che pagano le tasse, ai lavoratori che lavorano e che non vanno a vedere la nazionale in orario di lavoro, a differenza dei parlamentari che ieri hanno visto tutti la nazionale, cioè il Parlamento deserto e Brunetta con le cuffiette, quello che lotta contro i fannulloni. In più la pagano i magistrati a cui tagliano un terzo dello stipendio, i poliziotti a cui non pagano nemmeno la benzina per andare a fare le pattuglie, i pattugliamenti, gli tagliano il turnover, gli tagliano tutto, cioè questa è una finanziaria basata su questo principio sommamente equo. I ladri possono continuare a rubare e le guardie pagano, insieme alle vittime. Quindi crisi finanziaria, disoccupazione, gente incazzata, manovra finanziaria che aumenta le diseguaglianze e fa reincazzare la gente, Parlamento sequestrato da mane a sera per occuparsi degli affari privati della cricca, Berlusconi costretto per pagare cambiali a nominare ministri, persone che l'indomani hanno il processo e che l'indomani invocano immediatamente il legittimo impedimento che gli deriva dalla loro neoqualifica di ministri. E la gente che magari ha i processi dice: ma e io perché non mi fanno ministro? Oppure, e io che sono vittima in quel processo e non vedo l'ora che finisca, devo aspettare un altro anno e mezzo, oltre ai 10 anni che dura in media un processo, perché uno degli imputati l'hanno appena fatto ministro apposta? Allora, voi capite che tutto questo, unito alle cifre miliardarie delle ruberie della cricca, stiamo parlando di 10 miliardi all'anno movimentati dalla protezione civile, tutto segretato, tutto affidato ad aziende che non si sa chi siano, anemone, tutto in segreto perché la protezione civile è tutta segretata, non c'è controllo della Corte dei Conti, non c'è controllo di nessuno, è tutto, io do questo a te, tu dai la mignotta a me, io ti ristrutturo la casa a te, tu mi paghi 3/4 della casa ma a mia insaputa, e cose di questo genere. E queste cose messe tutte insieme fanno capire esattamente per quale motivo da 15 anni, invece di occuparsi dei problemi della gente, questa banda larga si sta occupando esclusivamente di disarmare la magistratura e le forze dell'ordine e di imbavagliare la stampa, tant'è che hanno ottenuto il risultato che ci sono giornalisti che si autoimbavagliano ancora prima che passi la legge Bavaglio. Credo che a Minzolini la legge Bavaglio non cambierà la vita, continuerà a non raccontare niente come non raccontava niente prima. Anzi, avrà l'alibi che l'ha imbavagliato il governo, per cui nessuno se la potrà prendere con lui. Ecco per quale motivo io mi sento una volta tanto di essere ottimista, almeno quanto Henry Woodcock, perché questo è un momento molto propizio per spingere su questi tasti, perché si capisce perfettamente che queste vicende che sembrano molto lontane, le corruzioni, le leggi ad personam, sono in realtà vicinissime, riguardano non la questione morale, che forse è un lusso, ma le tasche, le nostre tasche, cioè la domanda che uno arriva a porsi è: ma mi conviene essere governato da gente così?
Mi conviene un paese dove, dovendo pescare 25 miliardi per sistemare i conti pubblici, non intaccano minimamente